Questo è un quiz, è di colore rosso e fa subito estate. Cos'è? È Squaletto Baywatch? Va bene, anche lui. Ma io pensavo a qualcosa che possono avere a casa i nostri amici. Squaletto dice che non può essere lui perché ancora non ha il dono dell'ubiquità. Ma allora cos'è? Dai, ve lo dico io. Cos'è? È l'anguria. Ciao amici, cosa c'è di meglio di una colorata, succosa, dissetante, profumata anguria per godersi l'estate? Appunto, il nome scientifico è Citrullus lanatus, ma in Italia ha tanti nomi: anguria, cocomero, cocomera. E lì da voi come si chiama? Scrivetemelo nei commenti qui sotto, sono curiosa, lo sapete. Oggi voglio darvi alcune ricettine sfiziose per gustare l'anguria in modo creativo, diverso dal solito. Così non vi stancate mai di mangiarla e potete godere dei suoi tanti benefici per tutta l'estate. E se l'idea vi stuzzica, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Fatto? Bene, vai con le ricette. 1. Come antipasto, gustala con un po' di spezie piccanti come pepe, paprika o peperoncino e una spruzzatina di lime o limone. 2. Tagliala a cubetti e condiscila con un po' di olio e feta per un pranzo o un break spezzafame leggero ma ricco di gusto. 3. Aggiungila all'insalata e condiscila con un po' di salsa di soia e limone da mangiare rigorosamente come prima portata. 4. Prepara delle fettine, insaporiscile con un po' di senape e mettile al posto del pomodoro in un tramezzino o in un panino e il sapore contrastato lo renderà molto particolare e gustoso. 5. Con la polpa dell'anguria fai delle palline, mettile nel freezer, ghiacciale e poi usale come cubetti di ghiaccio nei tuoi cocktail o nelle bibite. Sfiziose, avevo ragione, vero? Ma non è finita, ce ne sono ancora! Intanto unitevi alle migliaia di amici che seguono tutti i miei nuovi video. Basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così e attivate la campanella delle notifiche. 6. Tagliala a dadini, mettila nell'acqua per fare un infuso aromatico insieme a qualche foglia di menta. 7. Frullala e bevila nel bicchiere per avere una consistenza vellutata. 8. Fai un ghiacciolo con il succo dell'anguria ghiacciato con uno stecchino. 9. Aggiungi del succo di anguria all'acqua gassata per creare una bibita molto dolce, frizzante, rinfrescante a quasi 0 calorie. 10. Crea un semifreddo con una base di anguria a fettine e un top di sorbetto di frutta. Come dessert è ottimo e leggero. Wow, Simona, che gusto! Già, e voi cosa ne pensate, amici? Fate così, condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social e organizzate aperitivi gourmet, pranzetti e cenette con l'anguria e stupite tutti. E se vi chiedono dove avete scoperto queste ricette deliziose, siate generosi, fategli vedere questo video. Io vi aspetto alla prossima, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao! Spezio te l'ho già detto. Citrullus? Sì. Ok. Finito!